Buonasera a tutti e ben ritrovati alla nostra rubrica Ti racconto una cosa, con me naturalmente Enrico Tortorelli. Ciao Enrico. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. E diamo subito il benvenuto al nostro ospite che tra poco ci presenterà Enrico, Massimiliano Boschini. Ciao Massimiliano. Ciao Alessandro, ciao Enrico, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando da casa. Ciao Max. E prima di passare la parola ad Enrico, vi ricordo che se volete sostenere l'attività della generazione di Mantova del FAI, potete farlo con un contributo, con un bonifico, insomma, all'IBAN che vedete scorrere in sovraimpressione. Direi Enrico di iniziare subito perché abbiamo tante cose interessanti da raccontare, giusto? Sì, giustissimo. Allora, Massimiliano, per chi non lo conoscesse, è una persona eclettica, perché è fotografo, scrittore o è stato operatore culturale, si occupa di tecnologie digitali, anche mi sembra, è Sì, persino un personaggio pubblico, esatto. per cui è veramente un contenitore molto, molto ricco. Ma io mi riaggancerei tanto per cominciare a un racconto precedente che abbiamo fatto qualche settimana fa, diciamo, circa un progetto fotografico e artistico che riguardava Lunetta e più precisamente i murales di Lunetta, in cui eri stato nominato, e quindi ti abbiamo Ricordo cercato bene. anche per quello, ecco, all'epoca si parlava di una lunetta a colori e invece la tua era stata una lunetta in bianco e nero, se non sbaglio. Sì, io tra l'altro poi naturalmente mi sono rivisto la puntata con soddisfazione perché fa sempre piacere, insomma, che qualcosa che si è fatto nel corso del tempo venga poi recuperato e valorizzato. Questo qui, come si evince dalla scritta che c'è sulla parete Bronx 2009, è un progetto che insomma comincia ad avere i suoi anni, non tantissimi, ma una dozzina. E alcune dei luoghi che ho fotografato all'epoca non esistono già più perché alcuni degli edifici furono abbattuti, quindi comunque al netto di questioni prettamente fotografiche, ci sono anche considerazioni di carattere memorico e documentale, ecco, diciamo così. E volutamente avevo affrontato, diciamo, hai affrontato il quartiere Lunetta in bianco e nero, contrariamente a quello che facevo sempre, perché per tanti anni ho portato avanti uno studio, un approfondimento legato al colore in fotografia e diciamo un colore, utilizzando il colore proprio come forma di espressione artistica. Quindi poi vedremo le fotografie che ci saranno più avanti fatte a colori, proprio il colore, diciamo, come strumento per enfatizzare quasi fosse una tavolozza. E quindi, cioè, diciamo che comunque o per esclusione o per inclusione il colore rientrava sempre nella mia cifra stilistica. Avevo affrontato il quartiere, diciamo, cercando di omettere il più possibile le persone proprio per concentrarmi sugli aspetti architettonici e anche qui per esclusione. Perché quello che volevo raccontare era comunque una sorta di quartiere multietnico e che interpretavo nella mia testa un po' come una sorta di quartiere dormitorio e quindi volevo mostrare diciamo i palazzi con qualche figura umana per far capire che comunque c'erano aree importanti ma che non erano così preponderanti rispetto a quello che volevo narrare in quel contesto, ecco, diciamo così. Queste erano foto analogiche o digitali? Analogiche, tutto Analogiche. analogico. Sì, Infatti, sì. l'oggetto appunto di questa puntata è una macchina fotografica analogica, Sì, non una volta ancora gialla. digitale. Poi, casomai, parliamo un pochino anche di queste cose. Sì. Però tu hai fatto anche parecchi altri progetti fotografici, insomma, me ne hai mandati Sì. anche parecchi altri. Non so se volevi parlare di qualcuno in Sì, particolare. certo, possiamo partire da, diciamo, il cavallo di battaglia, che poi mi ha portato un po' in giro tutto il mondo e ha dato ipodromi poi anche diciamo, nel periodo della mia crisi con la fotografia, comunque ha degli sviluppi successivi come la scrittura o anche, come dire, l'organizzazione di eventi culturali in città. Questo progetto, è un progetto
che ho portato avanti sia da solo che in compagnia di un amico, collega e fotografo che si chiama Mauro Manuini, e quasi sempre con lui sono poi finito in festival e biennali un po' in tutto il mondo. Prima di passare alle foto successive ci tengo a dire una cosa importante, che al di là che poi le foto siano state riscoperte da Simona Gavioli, che ringrazio, e mi ha fatto fare la mostra poi nell'ambito di Lunetta Colori, quella serie di fotografie andò alla Biennale di Mosca, quindi comunque una Mantova che è finita anche lontano da qui, ecco, diciamo, e fa piacere. Decisamente. Sì. Manuini, c'era anche un progetto sull'Ecuador, o ricordo sì, male. Bravo, infatti, quello, esatto. No? Sì. Quello del Cartiglio e quello che della mappatura, diciamo, delle cascine abbandonate del Mantovano. Torniamo dall'Ecuador, che ho solo accennato, appunto. Sì, perché in realtà l'Ecuador poi è conseguenziale, poi vi spiego magari perché, perché anche quello poi ha dato tutta una serie di spunti e di sviluppi anche abbastanza recenti. Quindi diciamo che il pallino, diciamo, di andare a mappare, andare a vedere, curiosare, diciamo, nel passato, contestualizzandolo nel periodo della foto, ce l'ho sempre avuto. Naturalmente agli albori di tutto questo, abitando a Marmirolo, quindi insomma tutto sommato nella campagna, girando magari in macchina, a piedi, in bicicletta, capita di imbattersi in queste sorte di presenze del passato, fantasmi che arrivano dal passato, come le cascine, quasi tutte abbandonate, dismesse, vuoi per l'incuria, vuoi per il tempo, vuoi perché nel frattempo l'agricoltura è cambiata, meccanizzata, e non ci sono più, diciamo, gli abitanti di un tempo, e questi luoghi spettrali dove però comunque si percepiva ancora tantissimo la presenza umana, mi intrigavano tantissimo, e quindi, diciamo, anche a sprezzo del pericolo, perché comunque sono anche luoghi pericolosi, perché è un attimo farsi del male, fatiscenti, sì. Esatto. Certo. L'obiettivo proprio era quello di, comunque anche qui, di vedete che io, cioè, nonostante Lunetta sia in bianco e nero sia in esterno, questi siano interni a colori, però là per elisione, qui invece per, come dire, per sovraesposizione di colore, diciamo, non ci sono mai colori, diciamo, come li vede l'occhio umano, ma andavamo a utilizzare proprio questa. Era una tecnica, e comunque le foto che state guardando sono foto analogiche, quindi non sono manipolate con Photoshop, non sono tenute in post-produzione. Lo volevo chiedere, anche adesso il decay va molto, no? Però sì, è un po' tutto uguale, perché lo vedi che è photoshoppato proprio... Sì. Cioè, perché dopo i filtri sono quelli lì, quindi tutti ci passano e tutti esatto, utilizzano. Esatto. Sì. Invece questo è analogico, è quello che emerge dall'obiettivo proprio. Concordo, e poi fa parte della magia, ed è uno dei motivi che poi mi hanno mandato in crisi con la fotografia, nel senso che comunque il fatto di inserire un rullino in una macchina fotografica, fare 36 scatti senza poterli vedere, l'ultimo rullino, quello che avevi nella macchina fotografica, conteneva sempre le foto più belle di tutta la tua vita, fin tanto che poi non le avevi sviluppate e stampate. Lì ti rendevi conto che forse non era prettamente così, però c'era quel periodo di tempo che intercorreva tra l'ultimo scatto, lo sviluppo e la stampa, dove la magia, dove l'immaginazione ti portava a pensare che avevi fatto delle fotografie fantastiche. E noi utilizzavamo una tecnica che si chiama cross processing, che prevede l'inversione, diciamo, dell'emulsione di stampa, quindi tecnica, questo in parole astruse, in parole più semplici, praticamente si utilizzavano rullini per le diapositive stampate come se fossero foto naturali, normali, scusa, in 35. Ecco, perché c'era anche quell'effetto un po' straniante dei colori. Ma quindi tu facevi anche camera oscura? Le sviluppavi? Il bianco nero sì, il colore no, perché è veramente complicato, difficile. Tecnologia diversa. Però avevamo, come dire, avevamo testato qualcosa come 50 tipi di marche, di rullini diversi. Avevamo un quaderno dove segnavamo tutti gli incroci possibili, gli effetti possibili per ogni tipo di pellicola, quindi un lavoro da matti, maniacale, da pazzi proprio. Quindi le dominanti, tutte quelle robe lì sui colori. Sì, sì. Ad esempio mi ricordo che la Peruz aveva le dominanti verdi, l'Acfa aveva le dominanti rosse, quella che ci piaceva di più era la Kodak Ektachrom, perché esaltava e saturava tutti i colori senza eccessive dominanti.
E poi comunque però lavorando col diaframma anche la stessa pellicola poteva dare risultati diversi. Quindi capite che la magia e l'ora in cui andavi a fotografare poteva dare risultati diversi, perché la luce entrava, era proprio un mondo magico che dava, insomma, era l'aspetto più piacevole. Certo, quando venivo a casa, diciamo, da queste sedute avevo le endorfine in corso nel corpo come se avessi fatto una maratona, però l'aspetto un corpo a corpo, credo, con l'oggetto fotografico, con i luoghi, con le persone. Adesso c'è sempre un po' questo filtro della serie, tanto poi l'aggiusto, tanto poi esatto. La taglio, tanto guarda, faccio qualcos'altro. Comunque avevi 36 scatti, sviluppa, insomma, comunque un rullino ti costava qualcosina. Devi scegliere, sì, devi sapere fotografare. Adesso magari uno esatto. C'è un po' di fortuna, la foto buona, scusa Alessandro. Dovevi selezionare bene le foto, il soggetto, adesso che puoi fare migliaia di scatti, ne abusi anche. Assolutamente, ne fai 1000 sapendo che statisticamente magari 100 ti vengono. Sì, per il gradino. In questo caso poi, per enfatizzare molto i colori, si usavano tempi lunghi, quindi comunque serviva il cavalletto, usavamo l'autoscatto in modo che la macchina poi non si muovesse, e quindi comunque insomma uno scatto era ponderato e richiedeva, anche solo per l'inquadratura, mettete qualche minuto la parte finale, poi è ovvio che l'occhio, la visione, lo studio richiedeva molto più tempo. Ecco, questo che guarda, su cui sei andato, poi ne approfitto, e prima mi hai fatto una domanda interessante, quel progetto lì, diciamo, della campagna mantovana, mi ha fatto capire a me e a Mauro che potevamo poi, come dire, replicare il nostro modus operandi anche in altri ambiti. E eravamo soliti poi provare a chiedere o ricevere inviti per biennali e festival un po' in tutto il mondo, e in alcuni casi avevano visto proprio il progetto nato a Mantova e ci hanno chiesto di replicarlo altrove. Quindi siamo andati alla biennale di Cuenca in Ecuador, è la terza biennale per importanza del Sud America, e dicendoci: ok, a noi piacciono quelle foto lì, però non le vogliamo, noi vogliamo che voi veniate qua e facciate lo stesso lavoro che avete fatto per le campagne mantovane nelle campagne dell'Ecuador, perché il problema principale dell'Ecuador è lo spopolamento, e quindi loro volevano qualcuno che provasse a dimostrare in fotografia questa cosa. E quindi siamo stati in Ecuador 5 settimane, portati in giro a cercare di replicare quello che avevamo fatto qua in Sud America. Ecco, quindi, bello. Questo qui invece che stiamo guardando è un progetto sempre, diciamo, di mappatura di un luogo, però questo è un progetto nato nell'ambito di un festival fatto a Chemnitz, l'ex Karl Marx Stad, quindi siamo in ex Germania Est, sì, è una delle città più industrializzate dell'attuale Germania, e questo qui è la mappatura di un tipico condominio di epoca Germania Est, quindi quelli dove al piano terra c'erano gli ambienti per le famiglie numerose, poi man mano che si saliva di piani si arrivava all'ultimo piano dove c'erano le camerette per i single. E anche qui analogamente l'obiettivo era quello di andare a, come dire, con un occhio abituato a raccontare luoghi desueti, abbandonati, dove un tempo c'erano le persone che ora non ci sono più, che ha dato seguito poi a questa bellissima esperienza in questa città, anche perché poi si scoprono sempre anche, diciamo, come hai detto prima, io ho anche una valenza politica, nel senso che sono amministratore di Marmirolo, quindi comunque la politica e le scienze politiche hanno sempre avuto un interesse nella mia testa, e quindi anche poter vedere, toccare con mano come dovevano abitare in un condominio della Germania Est ha comunque svolto un ruolo importante. A me questa foto ricordo il Museo della Stasi a Berlino. Sai che, guarda, mi sono dimenticato di dirtelo, ma ho fatto un progetto per il Ministero della Cultura tedesco, mi hanno fatto fotografare la sede della Stasi. Perché c'erano questi microfoni nel muro, c'erano questi doppi fondi proprio nello spessore di parete, ma lo stesso ufficio della Stasi era molto simile. Sì, no? sì, sì,
Sì, non ho pensato di mandarti le foto perché vedi dopo di progetti ce ne sono tantissimi. No, ma mentre adesso guardandola, cioè non... sì. Perché è proprio impressionante come si riproduca a tutti i livelli questa cosa. Sì. Non so se ne abbiamo altre di foto di... No, tra l'altro guarda, un'altra cosa interessantissima sempre legata a questo progetto è che noi e poi diciamo facevamo questo progetto fotografico in loco, ma nel frattempo esponevamo le nostre fotografie in questo festival a Chemnitz ed eravamo ospitati in un carcere, un ex carcere di massima sicurezza. Dove ogni artista aveva dato una cella. Ogni artista aveva una cella e sulla mia cella c'era scritto detenuto politico. ti posso assicurare che e il giorno dell'inaugurazione, perché questo festival recuperava uno spazio in disuso ogni anno e lo aprivano per il festival, e il giorno dell'inaugurazione è arrivata una delegazione incazzatissima di ex detenuti che non volevano che si facesse il festival perché secondo loro era come profanare un luogo dove della sofferenza. Esatto. Dopo il direttore del festival ebbe un'idea secondo me brillantissima, coinvolse queste persone che facevano da cicerone alle persone che vedevano il festival, e quindi oltre a raccontare gli aspetti diciamo artistici del festival avevano modo anche di raccontare le loro esperienze come carcerati in questo posto, tipo Killing Fields in Cambogia, insomma, che ti porta però se ci pensi è veramente sembrava Alcatraz e queste cellettine con, guarda, era un detenuto, era veramente una roba da pelle d'oca, sì. Immagino, no, quelle non le vidi, ma prima si accennava appunto anche, mi hai parlato dell'analogico, del digitale, di vari, ma anche di una crisi della fotografia. Sì. non mi vergogno a dirlo. Sta girando intorno, ma prima o poi me la devi dire, questa sì. Qui, no? L'avvento del digitale, diciamo, e le difficoltà poi a reperire materiali tecnici, a mantenere in vita le macchine analogiche, perché comunque si fa fatica a trovare le pellicole, sono sparite quasi tutte, le macchine comunque avevano, io ne ho un centinaio di fotocamere, alcune si fa fatica a reperire, la batteria o mantenerle comunque costantemente, e quindi ho provato, perché ho avuto a che fare col digitale, ma come dire, la parte di magia che dicevo prima, quindi il periodo che intercorreva tra l'ultimo scatto, lo sviluppo e la stampa, come diceva anche Alessandro, non c'è più, perché col digitale scatti e guardi, e quindi mi è venuta meno proprio quella parte lì magica della fotografia, e poi la parte imponderale, nel senso che per come lavoravo assieme a Mauro, diciamo non avevamo mai la certezza che la foto venisse come l'avevamo in testa, perché dicevo c'era questo componente anche qui di alchimia, di elaborazione, di modifica della chimica della pellicola che dava sempre risultati inaspettati. Così proprio anche materiale del... Sì, abbiamo fatto delle stampe con direttamente sulla carta con luce del sole, guarda, ce ne siamo inventate di cotte e di crude. Meno di questo ha fatto morire la magia, ecco. È una domanda che non c'entra molto, però, e quindi la fotografia adesso va abbastanza, la fotografia fatta col cellulare, no? Sì, polemico, no? Oppure non lo so, come la pensi? In realtà non sono, ho sempre avuto un'adorazione per le macchine tascabili e le toy camera, quindi le macchine giocattolo, e il cellulare un pochino me le ricorda, e quindi ho fatto anche dei progetti con il cellulare, che sono stato a un festival in Danimarca, dove ho mappato una città, sempre, quindi sempre un progetto di mappatura. Geoposizionato la tua fotografia. Sì, e poi un progetto in Galles, sempre di mappatura di un villaggio sulla costa gallese, fatto anche questo col cellulare. Quindi due progetti, sì, però diciamo che anche questi sono aspetti che io vedo più da un punto di vista, diciamo, dello studio della fotografia e di, come dire, del mio essere tante cose, quindi un approccio comunque etnografico, uno sperimentalismo, diciamo, anche attraverso questa. Concordo. E dopo l'immagine siamo passati un po' alla parola, siamo passati ad altre robe, no? Sì, infatti guarda, ti ho mandato, dovrebbe esserci da qualche parte, la fotografia di una cartolina per, diciamo, entrato in crisi con la fotografia, comunque sai meglio di me, sapete che
poi un animo inquieto, perché io mi definisco sì, un inquieto, sperimentale, no, sì. non è che spegni un interruttore e dici adesso basta, non faccio più niente. Quindi ho cercato di trovare degli ambiti, dei campi in cui potessi comunque trovare soddisfazione. Quindi mi sono messo a organizzare eventi culturali, perché nel 2013 ho organizzato non ho vergogna a dirlo e non penso di peccare di presunzione, un'importante mostra fotografica che si chiamava 13x18 a Casa del Mantegna, una sorta di mappatura della fotografia contemporanea mantovana. E poi con Ruggero Ghetti e Marco Brioni ho curato qualche progetto per il Comune di Mantova, fatto sempre a Lunetta, e un progetto di mappatura dell'ex ceramica, e adesso stiamo curando uno su Mantova e l'acqua. Quindi comunque sono tutti progetti curatoriali dove, diciamo, non prendo in mano la macchina fotografica, ma metto, come dire, il mio bagaglio di conoscenze, esperienze, contare fino qui al servizio della fotografia e dei fotografi, ecco. E in uno degli ambiti più strani mi avevano invitato al premio su Zara, l'edizione quella più strana, dove c'era quella sorta di rizoma, dove ogni artista... E non volevo andare assolutamente come fotografo, e mi ero inventato avevo fatto un radiodramma. Quindi un radiodramma, avevo simulato l'arrivo dei marziani a Cesara. E io avevo simulato l'arrivo dei marziani, dove i marziani erano gli artisti, quindi invece di arrivare i marziani sono arrivati gli artisti, e ho simulato proprio l'arrivo dell'astronave, sono andato a parlare con i carabinieri, con i vigili, con il sindaco. Non si sa mai. E poi era andato in onda nelle tre date che ci sono sulla cartolina, su Radio Base, quindi cioè, comunque ha avuto anche l'onore e l'onere di essere ascoltato probabilmente da non so da quanti, però è andato con la regia di Marco Camilli, che si è prestato alla mia, come dire, non era semplice trovare una radio che si prestasse e un regista che si prestasse, perché io in fin dei conti con la radio non avevo mai fatto niente. Però insomma, è stata anche questa un'esperienza strana, e come dire, che mi ha fatto capire che comunque l'arte è fatta anche di approcci che possono essere anche diversi da quello che... Adesso per esempio tirano molto i podcast sulla voce, sulla vocalità, quindi veramente lo sperimentalismo non ha mai fine. No, infatti. E anche qui, guarda, una cosa bellissima, che anche questa abbiamo portato in giro tutto il mondo, sempre io e Mauro ci eravamo inventati il fotomante, che era era distributore automatico di passioni con il fotomante. Adesso te la spiego, perché è bellissima anche questa. Avevamo convertito un distributore automatico di patatine, e tu mettevi la monetina, invece di venire giù le patatine venivano giù dei blocchetti con dentro 5 foto a caso. E poi c'era, invece del cartomante, c'era il fotomante che ti faceva la predizione del futuro sulla base delle fotografie. Base delle foto. Sì. E anche questo l'abbiamo portato in giro in qualche festival. Fotografici, sì, esatto. Ma piaceva. Dopo abbiamo smesso perché il macchinario era pesantissimo. La magia piace sempre, la magia va sempre bene. Sì, sì. Però anche questo era un tentativo di scardinare, insomma, l'impossibile. Sì. Siamo andati avanti di risulta, andando a vuotare gli archivi, proprio dire, noi non fotografiamo più, ma come i vecchi poeti viviamo. Questa mi mancava. Sì. No, poi parlando di magia, stavo pensando alla nebbia, sì. Insomma, perché poi è la magia un po' più nostrana, quella casalina che abbiamo, infatti c'è il maglione anti-nebbia stasera. Io ho la parete, come vedo la parete anti-nebbia. Un peiano proprio sparato. Sì. Perché l'altro grande progetto, adesso io francamente non ricordo gli anni in cui è nato, però mi riferisco ovviamente a Fiumana, detto in mantovano. Sì. Vorrei parlare un po' ovviamente anche di questa cosa. Insomma. Sì, certo, è una cosa a cui tengo molto. Questa è la quarta edizione e nasce un po' anche questo dalla crisi della fotografia, che uno degli elementi con cui mi sono più ritrovato è la scrittura. E tant'è che poi l'esperienza da cui siamo partiti, quella delle cascine mantovane, mi ha portato a approcciare poi tutto un mondo di etnografico, di conoscenza della campagna mantovana, dei personaggi, degli artisti, tant'è che non so se si vede dietro di me, ho una parete la faccio vedere, di pittori art brut mantovani, e da lì ho iniziato anche a studiare il dialetto della nostra terra, a leggere tutta una serie di libri, come dicevo, sul tema. Vi consiglio un libro bellissimo che sono Vite sbobinate di Alfredo Gianoglio, che è stato il libro che mi ha aperto poi tutto il mondo.
ho scritto un piccolo libro per l'editoriale Sometti chiamato Morse, che è un libro di poesie in dialetto mantovano, anche questo, diciamo, un dialetto contemporaneo fatto da un uomo di 40-45 anni, e con un sottotitolo è Vita, Morsi e Miracoli tra Berlino Est e la pianura padana. Quindi comunque il legame tra l'Est Europa e Mantova l'ho portato dalla fotografia anche nella scrittura. Dalla via Emilia all'West. Ma sì. Più o meno sì. Ma guarda, ho avuto la fortuna praticamente di aver conosciuto e parlato con tutti i nonni, e quindi diciamo che in casa mia si è sempre parlato. Perché anch'io mia nonna me lo imparò. Non lo parlai per 20 anni, poi la prima volta che cominciai a parlare lo sapevo perfettamente, che se non ho mai detto una parola. Cioè, ti restano grande. No, veramente, sì, sì. E ti restano dentro queste cose. Quindi tu l'hai imparato proprio sì, dai nonni. Dai nonni, sì, assolutamente. E, ecco, da questo primo libro poi ho iniziato, come dire, questo percorso, e sono amico di un grande scrittore come Davide Bregola. Un giorno ci siamo trovati a bere un caffè da qualche parte e ci siamo detti: ma perché non proviamo a fare un evento culturale dove parliamo delle arti in pianura padana? Quindi il termine fiumana è solo, come dire, un cappello evocativo per richiamare, però l'obiettivo è quello di parlare di tutte le arti che si possono applicare e trovare nelle pianure, perché il nostro obiettivo era di partire dalla pianura padana per poi parlare di tutte le pianure del mondo. E nel corso di questi anni poi ci sono affiancate altre persone, quindi diciamo che l'organizzazione è sempre molto flessibile e i temi sono altrettanto flessibili, perché un anno possiamo parlare di Novillani e l'anno dopo possiamo parlare di Gianni Brera, ecco, quindi cioè, comunque ogni volta cerchiamo di andare a scavare in aspetti e ambiti che non abbiamo ancora affrontato. Certo. Quest'anno naturalmente è causa Covid. Esatto. 2020, sì. Ecco, l'anno scorso so che avete fatto l'isolamento, no? L'isolamento, eravamo pronti per partire perché 2 giorni prima dell'inaugurazione, quindi Casa del Mantegna pronta, c'era stata la mazzata, però come la nebbia, come la fiumana, ci siamo adattati e abbiamo riconvertito quella che era la criticità in una positività e abbiamo cercato di fare di far lavorare la gente a casa. Uh-huh. Perché tu, c'è una foto anche tua però con dei libri, mi pare. Sì, adesso è questa qua. Esatto, sì, questa qui è esatto, perché insomma per me l'isolamento è anche comunque una delle valvole di sfogo che ho per lenire insomma le sofferenze di questo periodo, è anche la lettura, perché comunque la lettura è viaggiare con la mente, ci porta in tanti luoghi e quindi ho fatto mio questa esperienza quotidiana, ecco. Io poi ho trovato anche molto interessante la figura di Novillani. Non so se ci vuoi dire qualcosa, perché non tutti conoscono anche un altro personaggio poliedrico, a proposito di personaggi che ha fatto tante cose. Poi c'era anche Zara, si collega al premio su Zara, perché lui fu uno dei ideatori del premio su Zara, quindi diciamo che in qualche modo ci ho avuto a che fare. 2 anni fa, nella terza edizione di Fiumana, organizzammo una sua personale con i materiali, diciamo, lui era anche pittore e quindi siamo andati a casa della nipote a chiedere in prestito i quadri di famiglia, quindi c'erano alcuni autoritratti di persone a lui care e li abbiamo portati a Casa del Mantegna facendo allestimento e poi invitando gli amici del premio su Zara. Abbiamo fatto un piccolo dibattito sulla figura di Novillani, che come dicevi era una figura molto molto poliedrica, uno dei padri della pubblicità italiana, a cui si deve Miss Italia, quindi fu l'ideatore di Miss Italia, è proprio uno dei assolutamente dei genitori della pubblicità in Italia. C'è anche un suo libro molto importante che è I persuasori occulti, dove insomma narra dal punto di vista tecnico le sue come dire, motivazioni. Lui nacque, se non ricordo male, era di Nogar, però non mi ricordo l'anno. Comunque viveva su Zara, perché poi sì,
amico di Zavattini. Aspetta che cerco. Sì, dicevo amico di Zavattini, anche qui cosa interessante, idearono il premio su Zara, dove il premio, diciamo, per il vincitore era molto spesso era un premio in natura, quindi ci fu l'anno in cui diedero il maiale, ci fu l'anno in cui qualcuno vinse una, mi sembra, una lavatrice. Quindi sì, insomma. 1898, era un uomo dell'Ottocento. Però sì, sì. E tra l'altro i nostri. Morì all'89, quindi longevo, insomma. Longevo, sì, sì. Scusa. I nostri bravi volontari del gruppo Giovani hanno dedicato una puntata della loro rubrica Fai Rete con i piccoli musei dell'Oltrepò Mantovano proprio alla galleria del premio di Suzzara. Ah, che bello, sì. Alla figura di Dino Villani. Infatti hanno spiegato molto bene insieme all'assessore alla cultura del comune di Suzzara e al conservatore della galleria proprio l'evoluzione del premio Suzzara dalle sue origini fino alle edizioni più recenti e appunto fatto vedere alcune delle opere esposte e devo dire che è stata una puntata molto molto interessante. È una galleria e un premio veramente molto bello. Infatti il museo meriterebbe, guarda, io lo dico, mi capita di dirlo spessissimo che i mantovani non sanno che esiste, cioè forse non, qualcuno naturalmente lo sa, ma è un museo pieno veramente di opere d'arte che organizzeremo appena si potrà un evento. Sì, sarebbe meritorio, sarebbe proprio meritorio. Sì. Beh, a questo punto dobbiamo citare anche Cesare Zavattini, perché comunque, tra l'altro, è stato lo sceneggiatore dei film più belli di Vittorio De Sica. Ce le perdiamo un po' per strada queste cose, sì. Ma poi in realtà. Ma guarda, anche lui è una figura talmente poliedrica che si potrebbe stare qui una giornata a parlare di lui. E, insomma, la coppia era una coppia importantissima. Io poi, sono un grande amico frequentatore della Fondazione Zavattini Luzzaro, dove ho fatto dei progetti fotografici, dove ho presentato i miei libri, dove mi capitava di andare abbastanza spesso, perché comunque Simone Terzi, la persona che coordina il luogo, è un caro amico e quindi Zavattini, insomma, comunque è uno, diciamo, dei miei padri tutelari, assieme a Dino Villani, Gianni Brera, che sono secondo me la triade padana, ma padana in senso positivo, né? Sì, 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 ma vi do un'anticipazione, visto che ci sta, che prima ho citato il nome di Davide Bregola, con il quale sto scrivendo un libro, quindi sarà una sorta di inventario dei luoghi comuni della pianura. Saranno circa 100 post, 100 lemmi, diciamo così per capirci, però in una chiave contemporanea, nel senso che spesso quando si parla di pianura si tende sempre a guardare al passato, cioè comunque a parlare delle cose di un tempo, quello che si cerca di un tempo. Invece noi abbiamo cercato di fare una operazione contemporanea, quindi in questo 100 lemmi andiamo a descrivere, ad esempio, cioè, quindi sono, come dire, le 100 cose tipiche che accomunano tutti i paesi della pianura. Ma per dire la parola contemporaneità, quindi non so, le piazzole dei rifiuti, i dossi artificiali, gli autovelox, le rotonde, i tabacchi, cioè quindi ci sono 100 parole. Anche umano o soltanto? Ecco, da un punto di vista umano ci sono. Perché c'è anche un paesaggio umano che potrebbe essere interessante. Sì, assolutamente. Allora, ci sono alcune persone, quindi come Zavattini, adesso gli altri non me li ricordo, comunque ci sono anche delle persone umane, è ovvio che quando andiamo a descrivere comunque quando andiamo a descrivere un luogo come dire lo descriviamo da un punto di vista, diciamo, architettonico, ma anche delle dinamiche che in esso avvengono, quindi quindi diciamo che sarà, vuol dire, un libro che guarda il passato però contestualizzato nel 2020-2021, ecco. Assolutamente. Non so se volevi aggiungere altro, Massimiliano. Chiudiamo con questo, che è l'ultimo libro che ho scritto, un libro di poesie in italiano, per una prestigiosa casa editrice specializzata in poesie, che è la Miraggi. Anche questa è un'operazione, come dire, di
la testa che deve lavorare, deve produrre, deve fare in ambito, come dire, artistico. È un libro notturno che ho scritto di notte, ho praticamente per un anno girato con un taccuino e una penna in tasca, e la mia testa aveva sempre un angolino, un 10% che lavorava in background per produrre poesie. È un poema, nel senso che narra la storia, cioè comunque le poesie sono legate. È un poemetto, sì, diciamo. Sì, narra di una storia d'amore, dalla nascita alla morte, diciamo così, la storia d'amore, naturalmente. E questo, insomma, è una dimostrazione del fatto poi che un inquieto rimane inquieto, e non è che si può spegnere l'interruttore dall'oggi al domani, ecco, quindi... Ma va bene così, la luce va tenuta accesa. Sì, esatto. E ecco, questo invece è un bellissimo, secondo me anche recente, abbastanza recente, questo qui anche qua non sapevo cosa fare, un giorno ho scritto su Facebook che cercavo amici che mi aiutassero a scrivere un libro a più mani. La cosa mi è esplosa interamente in mano, perché mi hanno risposto in tantissimi, e quindi la mia idea iniziale di fare un romanzo era impraticabile, perché un romanzo scritto da 30 persone era impossibile. Non sono tutti Fruttuori o Lucentini, perché già erano due, infatti. Sì. E quindi mi sono inventato un diario dove praticamente sono 30 gli scrittori, poi sono diventati 32 perché avevo messo dentro anche l'autore della fotografia della copertina e l'editor, perché l'editor può uniformare 30 mani diverse, quindi l'ho ritenuto parte integrante del progetto. Certo. E quindi 30 persone che hanno raccontato la loro giornata tipica da reclusi da pandemia, e ha un aspetto interessante che praticamente, voglio dire, li conoscevo praticamente solo io tutti e 30, poi alcuni tra loro non si conoscevano, perché la cosa era partita dal mio profilo Facebook. E l'unica non c'erano regole, perché sono molto anarchico. L'unica regola è che sono partito io ho fatto il primo test e poi concluso il mio, diciamo, ogni scrivente doveva trovare il modo di introdurre colui che avrebbe voluto che scrivesse dopo di lui. Quindi c'è un fil rouge che accomuna tutti gli scriventi, e quindi non è un diario, diciamo, scollegato, ecco. Ha una sua continuità, sia stilistica, sì, che anche tematica, sì, per certi aspetti. Ci sono degli agganci, insomma. Io temevo che fosse potesse essere additato come un libro triste, perché visto le tematiche, in realtà è un libro che dà molta speranza, e è andato bene, è andato in ristampa anche, quindi che è stato capito e mi ha dato anche soddisfazioni, insomma. Abbiamo fatto in tempo anche a presentarlo almeno 5-6 volte, quindi un libro senza presentazioni è un po' la morte, insomma. Sì, insomma, sono come per i musicisti senza concerti, ecco, quindi insomma l'abbiamo fatto, la prima c'eravamo tutti, quindi solo presentarsi e dire che cosa uno aveva fatto, ha richiesto una serata. Testa, era già un'ora. Sì, sì, esatto. Però vedi, insomma, avete capito che, insomma, la mia mente è sempre proiettata a inventarsi e a fare, a brigare. Diciamo che coloro che non mi vogliono bene potrebbero dire che, insomma, non ho mai trovato, non ho avuto modo di eccellere in niente. In realtà io penso che sia solo curiosità e desiderio di provare a cimentarsi, come facevano Villani e Zavattini, poi, se ci pensi. Adesso io voglio paragonarmi a loro, perché non c'è di storia, però il poterli emulare, poterli guardare e portare a casa ciò che di positivo hanno fatto è fonte di stimolo, e penso che loro ne sarebbero contenti, ecco. Assolutamente, ma la stessa parola di dilettante, no? Che a volte si usa in senso un po' dispregiativo, ma in realtà dilettante è uno che trova diletto, hai ragione, trova piacere in quello che fa, e sì, sì, non è, sì, poco, no, infatti, credo sia un dilettante. Se ci pensi, il fatto che ho smesso di fotografare perché non mi dilettavo più, quindi è nella prova lampante di ciò che dici, ecco. Quindi all'insegna del diletto, in questo senso, e non del dilettantismo, io direi che possiamo ringraziarti, Max. Dopo, Alessandro, tu se vuoi fare i saluti finali. Posso fare solo una domanda ancora, Max? Quando appunto all'inizio abbiamo visto le foto di cascine, le casolari abbandonate, eccetera, mi è un po' venuto in mente il movimento Urbex, che immagino che tu conoscerai. Anche loro, diciamo, sono
fanno foto, vanno in giro in o fabbriche dismesse o piuttosto sì. che case abbandonate, cascine abbandonate. Ecco, tu come sei, come ti senti insomma in questo rapporto? Cioè, segui anche il movimento? Lo seguo, diciamo, da lontano, nel senso che comunque il fascino di questi luoghi mi permane, nel senso che anche se dovessi andare non so, domani in vacanza da qualche parte su una spiaggia e vedessi qualcosa di abbandonato, probabilmente andrei a vedere cosa c'è dentro, perché e sono anche felice diciamo del successo di questo movimento, perché probabilmente ha portato agli occhi dell'opinione pubblica l'attenzione su un patrimonio di beni pubblici e privati, anche di pregio, che sta andando a scatafascio. Quindi comunque l'accendere un faro su questi posti porta anche, come dire, seppur minima, un pochino di attenzione su dei luoghi che altrimenti, che cioè basta pensare anche a Mantova, anche senza allontanarsi tanto dal centro storico, quanti ce ne sono. Quindi secondo me, ecco, così come questi luoghi hanno colpito me, evidentemente questo io non ho paura, la parola fascino, fascinazione la vedo molto, perché innanzitutto sono luoghi che, pur essendo vuoti, abbandonati, in essi vi permane molto la presenza umana, perché ci sono luoghi, quindi spesso sembrano lasciati, abbandonati il giorno prima, magari trovi la tazza del caffè sul tavolo, il libro aperto, e quindi ti chiedi ma come è possibile, perché qui dall'oggi al domani è andato. Penso che tra i beni, diciamo, di proprietà del FAI c'è una villa che è stata lasciata dagli eredi al FAI esattamente come era nel giorno in cui la proprietaria è morta. Sì, sì. E quindi proprio gli ambienti sono rimasti immutati rispetto a quel giorno. Quindi, come dicevi tu, c'è la caffettiera sul gas, c'è magari un po' di disordine sulla tavola piuttosto che polvere. Insomma, quindi io capisco. Insomma, io sto immaginando. Ecco, dopo devo dire che ci sono due scuole di pensiero, e naturalmente diciamo che l'amatore dell'urbex in teoria sa che, o cerca di non alterare ciò che è l'equilibrio del luogo, ma spesso non è così, e spesso vengono rubate cose, vengono fatti dei set dove poi non si rimette le cose come erano, quindi man mano che passaggi su passaggi su passaggi, poi il posto. Io guarda, adesso non faccio nomi, mi è capitato di entrare in posti dove a distanza di anni, dove ricordavo cose che poi sono sparite, e piange il cuore perché, insomma, comunque dirà che furto, ma però cioè, porti via anche una parte della memoria. Ecco, dopo che la colpa sia degli eredi che non fanno niente, degli enti pubblici che non fanno niente per conservarlo, di chi doveva farlo, probabilmente le responsabilità sono tante, però quindi, insomma, il FAI ben venga, cioè ha un obiettivo titanico. È un bene che presto verrà riaperto il FAI, lo stava proprio restaurando in questi mesi, ma con lo scopo di mantenere integro esattamente come era la casa in quel momento, perciò sì. Un'opera di ripulitura, ecco, diciamo, ma niente di più. Bene, Enrico, se non abbiamo altre domande o altri temi da affrontare, io a questo punto cose, abbiamo raccontate tante, come avevamo detto in premessa. Bene, io allora ringrazio tantissimo Massimiliano, io spero di poter anche organizzare degli eventi insieme anche certo. Come abbiamo avuto modo di capire, insomma, Mantova è piccola, ci si conosce tutti e spesso ci si trova in ambiti, in luoghi, quindi insomma io sono anche iscritto al FAI e in passato a tantissime porte aperte ho aderito e partecipato, quindi insomma il nostro che sia un arrivederci, ecco, diciamo così. Esatto, diamoci un arrivederci. Certo.
Bene, io vi ringrazio di averci seguito, ringrazio nuovamente Massimiliano, ringrazio Enrico che, come sapete, cura questa rubrica e vi ricordo infine che se vorrete sostenere l'attività, della delegazione di Mantova del PAI potete farlo con, un bonifico all'IBAN, che vedete scorrere in sovraimpressione. Se avete bisogno di informazioni potete scriverci al nostro indirizzo mail mantova@delegazionefai.fondambiente.it. Ringrazio Marco e Alessandra che sono alla regia e che hanno fatto un lavoro ottimo e vi do appuntamento alla prossima settimana con la prossima rubrica. Grazie a tutti e buona serata. Ciao, ciao a tutti. Arrivederci, ciao a tutti.